La situazione delle Marche a 2 anni dal sisma è arrivata a Rimini con una tavola rotonda ospitata nell'ambito del meeting per l'amicizia fra i popoli. A confrontarsi e a portare la propria esperienza il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il rettore Unicam Claudio Pettinari, che ha parlato della resistenza di studenti e docenti e nella fermezza nel portare avanti a Camerino il percorso che l'università ha iniziato secoli fa. L'imprenditore Federico Maccari, che con la sua azienda sta dando lavoro ai giovani camerti per farli restare nei loro luoghi, nonostante le ferite del sisma. E ancora l'associazione Chiedi alla Polvere e il maestro compositore Giovanni Allevi, che al terremoto nelle Marche ha dedicato una composizione per pianoforte e archi, dal titolo No Words, contenuta nell'album Equilibrium. Ceriscioli ha fatto il punto degli interventi realizzati nelle Marche, la regione più devastata dal sisma, con 87 comuni nel cratere, 120 che hanno registrato danni, 45.000 gli edifici danneggiati. In questi 2 anni però oltre 1.000 progetti privati sono stati approvati e circa 200 realizzati e finiti. Oltre il 50% delle macerie è stato poi rimosso e oltre 1.800 casette sono state consegnate. Ceriscioli ha poi però puntato l'attenzione anche su quelle che ancora oggi sono le difficoltà. Serve veramente un metodo, uno sguardo che esca da quello che è il modo oggi di affrontare i problemi. Da una parte la spasmodica ricerca del colpevole e dall'altro lato la voglia di fare sempre propaganda su tutto. Abbiamo visto per esempio che la parte privata, a nostro giudizio, ha ancora bisogno di semplificare l'approccio in modo che il tecnico che presenta il progetto, chi lo deve analizzare, lo possa fare con più serenità. Il 5% di difformità è un primo passaggio, ma lontano dal 20% che era quello che è stato richiesto dai comuni, da tutti, da quelli che operano nel settore. Sulla pubblica è ancora più pesante, le procedure sono praticamente ordinarie. Il terzo è che ricordare sempre che la ricostruzione non è solo un fatto materiale. Era un territorio già fragile prima, ha bisogno che insieme alla ricostruzione, che va resa più veloce, va semplificata, quelle risorse straordinarie per il rilancio economico, per far arrivare le imprese, per rendere queste aree zone franche per almeno 15 anni, con un'intensità molto forte, sono essenziali perché ridaranno alle persone il lavoro e il motivo di tornare. Il meeting di Rimini è stato anche l'occasione per portare l'attenzione a livello nazionale su istruzione, formazione e lavoro, con la presenza, nello stand della Regione Marche, di scuole, istituti, maestri artigiani. E la tavola rotonda dedicata alla ricostruzione ha dato spazio anche a questi settori come motori della rinascita post-terremoto. Una ripresa da ogni punto di vista. Io, avendo istruzione e formazione, ho puntato sui ragazzi, sull'offerta formativa delle scuole e ho puntato su tutto ciò che può rappresentare la nostra potenzialità.